Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo video di La Ditta Nel Shelf. Sono Letizia e oggi vi porto un nuovo video sul canale. Sono contenta! Cioè, sono contenta di portarvi un altro video sul canale, però sono poco soddisfatta da come è andato questo mese. E poi appunto nel corso del video vi spiegherò anche il perché. Comunque, in questo mese mi sono fatta soltanto un piccolissimo regalo, cioè ho un solo acquisto che appunto voglio spacchettare qui con voi, sperando di fare abbastanza in fretta che non mi si rompa niente. Questo perché, ecco, ovviamente mi si è rotta. Ovviamente le cose non aiutano. Quando un mese scorso ho preso Timekeeper da Andrea, ho scoperto che la storia di Timekeeper sarebbe stata una trilogia. Quindi a me mancava semplicemente il terzo libro da acquistare, perché comunque sono comunque curiosa di averla tutta comunque la storia, e l'ho preso appunto da Amazon, però tramite comunque Book Depository, con circa 23 euro, ma perché era l'edizione in copertina rigida, io non le prendo mai in copertina rigida proprio perché costicchiano un pochino tanto per le mie tasche, però ho detto questa è un'eccezione perché appunto ho tutti gli altri libri in rigida. E aiuto, sono una persona felice. Ho tutti gli altri libri rigida, quindi a questo punto ho detto mi prendo la rigida, anche perché la flessibile non c'era ancora, non esisteva, quindi ho detto poi se no non ci stavano bene. Comunque, eccolo qua. Ah! Bello anche. Ah. Oh. Sono una persona felice. Che bello. Cioè, è l'ultimo. Oh. Gioia. Vedo l'ora di leggerlo. Già per il semplice fatto che si parla di gay, di coppie gay, di coppie omosessuali, e sono una persona contenta. Questo comunque, per chi se lo stesse chiedendo, è Firestarter di appunto Tara Sim, di terzo e ultimo volume della trilogia di Timekeeper, che spero di leggere davvero a breve, cioè sono veramente troppo curiosa, cioè sono curiosissima perché si parla di coppie gay, omosessuali, maschio-maschio, a quello che ho capito, si parla di Londra, del periodo vittoriano, di steampunk, e quindi la me è molto felice, sì. Molto, 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 molto felice. Sì, sì, sì. Ok. Mi smetto di fangirlare e passo alla wrap-up, che forse è meglio. Per quanto riguarda questo mese, devo essere sincera, sono rimasta abbastanza delusa. Non tanto da me stessa, perché io ho cercato di leggere il più possibile, nonostante tutti gli impegni che mi sono venuti addosso nell'arco di 4 settimane. Sì, che pazienza ci vuole con le cose. E più che altro sono rimasta un po' delusa dalle tutte le letture che ho fatto, due in particolar modo su 3 libri che ho letto. Una di queste è stata effettivamente la prima, cioè Graceland di Kirsten Cashore, di cui se non sbaglio ho fatto la recensione, ho postato la recensione sul blog, insomma ve la lascio giù in info box. Questa storia è ambientata in un mondo immaginario di cui si conoscono alcuni regni, mi sembra 5 o 7. In uno di questi regni vive la nostra protagonista Katie, che quando era piccola ha scoperto di avere un dono, di essere una Graceling. Il dono che Katie scopre da bambina è il dono di uccidere. I Graceling, se lo state chiedendo, sono figure, sono caratterizzati non soltanto da questi doni, da queste abilità che si ritrovano ad avere per nascita, sono figure caratterizzate dal fatto che i loro occhi sono di colore diverso. Mentre appunto tendenzialmente quelli delle persone normali ovviamente tra virgolette, sono dello stesso colore. Katie appunto scopre di avere il dono di uccidere quando era piccola, e questo dono viene strumentalizzato da suo zio, che è il re del regno in cui lei si trova. Ora non mi ricordo quale, non mi chiedete il nome perché ce n'erano 7 di regni, mi sembra, 7 o 5, io li confondevo tutti con tutti, quindi, tutti nel corso della lettura li ho confusi tutti, quindi non mi chiedete perché veramente a malapena ho faticato a capire dove caspita stava andando dalla mappa, però va bene. Questo re la vede soltanto come un oggetto da utilizzare per portare avanti i propri scopi e far rispettare il suo volere anche in modo alquanto violento. Ora, la storia si apre con lei che va a salvare un abitante di un'isola che è un regno a parte, che fa parte comunque di questo complesso di 5-7 regni, e però è un'isola, è un regno su un'isola. Katie va a salvare questo re intrappolato in un castello di uno dei regni vicini. Nel salvataggio, durante il salvataggio, conosce un giovane
che sembra appunto essere della stessa stirpe, mettiamola tra virgolette, di quest'uomo che Katie va a salvare. Da qui iniziano un po' le vicende, più o meno, metto un po' e poi vi spiego perché. Le vicende della storia, questo perché Katie si impone di voler capire il perché questo uomo è stato rapito, non il giovane, l'anziano, perché appunto Katie salva l'anziano che appunto vive in quest'isola, e in quest'isola barra regno, e allo stesso tempo incontra questo giovane che vive sempre in quest'isola barra regno. Le mie spiegazioni oggi sono chiarissime, è vero, si capisce tutto. Abbiate pazienza perché io ho faticato a capire questo libro e ora vi spiego anche perché. E quindi, di base, questo punto, il perché quest'uomo è stato rapito, dà il via a tutte le vicende. Ora, il problema è che questo libro è, a parte che è stato il primo libro che l'autrice ha scritto, quindi proprio un libro d'esordio, e se devo essere sincera, si vede che è un libro d'esordio, almeno a parer mio si nota perché manca di tante, tantissime cose, sia a livello di background, perché i Graceling, queste figure che effettivamente esistono in questi regni, non è che Katie è l'unica Graceling e allora è fortunata o speciale, insomma, ce ne sono abbastanza, ecco. Però di questi Graceling non si sa né da dove vengono, né come nascano, se è qualcosa di ereditario, se non è qualcosa di ereditario. Non si sa, una semplice, non si sa proprio niente su questi Graceling. È già tipo lì, ero tipo, ma io voglio sapere, cioè, perché non mi dici qualcosa su sti caspita di Graceling? Perché non mi fa capire queste cose? Però vabbè. Seconda cosa, molte delle cose che accadono, a parer mio, ormai avanti sempre a parer mio, non sono, secondo me, legate, connessi effettivamente logici. Cioè, secondo me, le varie parti, o meglio, scene del testo, mancano di legami logici che le facciano passare da un punto all'altro. E anche questa cosa non mi ha particolarmente convinta. Ecco, non mi ha particolarmente convinta. Altra cosa che appunto mi ha fatto abbastanza arrabbiare è che nel corso della storia noi vediamo Katie da sola, una ragazza di 17 anni che sì ha questo dono e effettivamente è una brava combattente, una brava guerriera, va bene. Questa ragazza di 17 anni si ritrova costantemente a vincere qualsiasi nemico, tutti da sola, tutti. Io ero tipo, questo non dà brio alla storia. Uno, non dà brio alla storia, per come la vedo io. Seconda cosa, è abbastanza innaturale. Più che altro dico, ok, questa ragazza avrà anche questo dono, che non vi posso dire troppo sul dono perché sennò vi spoilerò tutta la storia. Però insomma, voglio dire, comunque, di base è comunque una persona. Ha sì un'abilità particolare, o di base è una persona. E le persone non sono invincibili. Cioè, no, non era, per me non è stato per niente reale avere a che fare con questo personaggio che riesce sempre a vincere su tutto. Non dico che non debba vincere, cioè io ovviamente patteggiavo per la vittoria, per carità, però vederlo sempre, dopo un po', ma un po' sdubbiata, ecco. Altra cosa che mi ha lasciato un pochino a desiderare è stato come viene affrontato il rapporto che si crea tra Katie e Po. Po, aprirò una parentesi a parte su di lui perché bisogna aprirla, su Po. Questo rapporto, come tanti altri rapporti all'interno del libro, manca, secondo me, di quei passaggi intermedi tra uno stadio e l'altro che permettano una crescita del rapporto stesso. Cioè, secondo me, il rapporto tra loro due, per alcuni versi, manca di passaggi necessari per crescere. E questa mancanza mi ha un po' un pochino arrabbiare, non che non li scippi, perché li scippo tanto, perché Po è Po e poi dopo vi parlo di Po. Però secondo me c'è questa mancanza che diciamo che non aiuta a rendere il rapporto verosimile o comunque a farlo capire, a farne capire le dinamiche, a far capire il suo svolgersi, il suo crearsi, il suo rafforzarsi anche nel corso della storia. Cioè, questi elementi ci sono. Peccato che secondo me mancano di connessioni più sottili che però secondo me servirebbero proprio, cioè servivano per dare un quadro più completo anche del rapporto stesso. Parentesi su Po, perché questa parentesi va fatta. Po è l'unico pezzo bello della storia. Secondo me è l'unico pezzo che si salva di tutta la storia. A parte lo stile. Lo stile
ammetto che è uno stile buono, comunque è molto molto scorrevole. Io mi ricordo, ero sul treno una mattina, io mi sono letta 100 pagine in un'ora e io 100 pagine in un'ora non le leggo mai. Però queste effettivamente scorrono davvero, davvero, davvero bene. È scritto in modo molto molto semplice, molto pulito, si segue molto molto bene. Anche effettivamente, secondo me, è uno stile che prende, che cattura l'attenzione. Molto semplice, niente di sgargiante, che però effettivamente permette di mangiare proprio, mangiare, mangiare pagine su pagine. Parliamo adesso di Po, che secondo me, appunto, è l'unico pezzo bello della storia, l'unico che dà valore a questa storia. Cioè, io sono andata avanti a leggere solo per Po, solo perché c'era Po di mezzo, capitemi? Io ho adorato quel personaggio di Po, mi è piaciuto moltissimo. È un personaggio che capisce gli altri, in particolare capisce la complessità di Katie. Perché Katie è un personaggio alquanto complesso, per come l'ho vista io nel corso della lettura, è un personaggio alquanto complesso che poteva essere analizzato in modo migliore e non soltanto tramite alcuni cliché che potevano essere utilizzati meglio, mettiamolo in questi termini. Po è un personaggio paziente, è un personaggio che comprende, mostra le proprie opinioni per aiutare gli altri a crescere. Lui, quando parla con Katie, dice sempre, parte qualcosa di sensato, grazie al cielo, una volta tanto che qualcuno parla in modo sensato nei libri. Seconda cosa, le cose che dice sono cose che, in teoria, dovrebbero permettere a Katie di maturare come persona. E questa, secondo me, non è una cosa da tutti. Cioè, non è una cosa che trovo comunemente nei libri, una cosa del genere, un modo di rapportarsi tra i personaggi come Po si rapporta con Katie. Po, poi, è bello, secondo me, è un personaggio bellissimo esteticamente, ma questo è un pangirlamento a parte. Secondo me, appunto, è l'unico personaggio ben costruito. Ha pregi, ha difetti, e tutti messi in luce sullo stesso piano. Non è invincibile, è umano, cade, sanguina, sbaglia, si rimette in sesto, cresce come cosa, come persona, proprio come personaggio, cresce. Lo vediamo alla fine del libro, molto cambiato da come era all'inizio. Almeno secondo me Po affronta davvero una crescita bella, una bella crescita. Lo vediamo, secondo me affronta una maturazione non indifferente, soprattutto quando si ritrova a dover fare i conti con una cosa che gli accade, che non vi posso dire perché è spoiler, e che secondo me, insomma, è l'unico appunto personaggio ben costruito che si salva. Il resto no, sfortunatamente no. Quindi i tre cuoricini vanno. L'idea di base che non era male, ma che è stata poi messa su carta in maniera, secondo me, pessima. Doveva essere fatta sicuramente molto molto meglio. Bastava, per come la vedo io, bastava avere una piccola accortezza in più nei confronti dei background, delle varie informazioni date. All'idea di base si aggiunge lo stile, come dicevo, molto molto scorrevole. E questa cosa, secondo me, aiuta sempre alla lettura se un libro è scorrevole. Terza cosa, Po. Po salva tutto. Ve lo dico, per me Po, tutti gli altri potevano fare una brutta fine, a me non mi interessava. Po doveva vivere, io sono una persona felice solo con Po. Mettiamo i puntini su lei. Siccome c'è Po, la storia si salva. Non sto scherzando. Si salva. Ah, guadagna punti con Po. Mi dispiace perché mi aspettavo buone cose da questo libro. Però non è neanche una lettura così malvagia. A me non è dispiaciuta, però ha tante cosine che secondo me non funzionano. E passando invece al secondo libro che ho letto è stato questo. Ah! Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante, secondo libro della tetralogia dell'amica geniale. Questo libro appunto prosegue da dove il primo libro si è interrotto. E vediamo il continuare dello scorrere degli anni, il continuare la crescita, appunto vediamo la crescita dell'amicizia tra Lila e Lenù. Vediamo come cambiano sia loro come persone che loro nei confronti degli altri, soprattutto con gli amici, con la compagnia con cui sono cresciute, col mondo che hanno attorno, come cambiano loro stesse nel loro rapportarsi e come cambiano i bisogni, il loro modo di vedere le cose, la loro maturazione sia a livello fisico, come l'affrontano, che a livello mentale, cosa notano in se stesse, di cosa sentono il bisogno. Vediamo proprio una profonda maturazione, soprattutto per quanto riguarda Lenù, vediamo una profondissima crescita. Anche perché il libro mi sembra finisce con loro che hanno circa 23-24 anni, quindi c'è un bel salto tra il primo e il secondo libro di età per le due protagoniste. Quindi le vediamo appunto
crescere non solo fisicamente, ma anche mentalmente, psicologicamente. Sono due figure che in modo diverso, con retroscena diversi, con passati che anche se in alcuni punti si toccano, in altri differiscono, divergono in modo sostanziale, crescono. E questa crescita mi è piaciuta tanto perché mi ha permesso di capire molto meglio il personaggio di Leela. Mi ricordo appunto nel primo libro io Leela proprio non l'avevo capita per niente, mi era sembrata molto misteriosa come personaggio, quasi irraggiungibile. Già qui, in questo secondo libro, le cose iniziano a cambiare, se inizio a capire di più alcune sue azioni, alcune cose che dice, che fa, alcuni commenti, alcune espressioni che Lenù descrive, espressione ovviamente di Leela che Lenù descrive. Questa cosa proprio mi ha preso molto molto felice, questa cosa, poter capire Leela. Mi è piaciuta tantissimo e lo stile si rivela sempre un pochino ostico a volte, più che altro perché narra tanto. Cioè, narra tante tante cose questa storia, questi libri sono dei bei malloppini, vi crediate, sembrano, sì, saranno 400, quasi 500 pagine, però diciamo che tra un capitolo e l'altro, ecco, vedete, qui c'è la fine di un capitolo, qui c'è l'inizio dell'altro, c'è tutto pieno, tutta roba piena, non c'è spazio bianco, non esistono spazi bianchi, quindi è tutto bello compatto, però secondo me è una storia che davvero merita. Ora, a questo appunto non gli ho dato il voto, ma per il semplice fatto che voglio aspettare di leggere, di avere il quadro completo appunto di tutta la tetralogia e poi fare un parere unico su tutti e quattro, ecco. Però appunto questo libro mi è piaciuto tanto. Per alquni versi l'ho trovato alquanto prolisso. Alcune cose secondo me potevano essere proprio tagliate, ma tagliate, tagliate, tagliate. Però nel complesso mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Infatti allora non vedo l'ora di vedere come, cioè, di capire come andrà avanti il tutto, insomma sono molto molto curiosa di finiranno, come andranno avanti le cose, come finiranno nei due libri che mi mancano da leggere. Contenta, di questo sono contenta. Non posso dirlo dell'ultimo libro. Non mi linciate, vi prego, per l'amor del cielo, perché qui, come dico sempre, io sono una che difende il diritto di opinione, di parola, quindi rispetto tutti, quindi per favore non arrabbiatevi per quello che sto per dire, perché è un pensiero personale e sto parlando del Sognatore di Lady Taylor. A me questo libro non è piaciuto. Non mi linciate, per l'amor del cielo, non mi linciate. Vi devo spiegare il perché questo libro non mi è piaciuto. Piccola parentesi, sto filmando il video a inizio maggio, sto leggendo nel mentre La Musa degli Incubi perché voglio appunto completare tutto il prima possibile. Parentesi chiusa. Allora, parliamo un attimo della trama di questo libro. Molto brevemente, perché se no qui ci apro eoni e aiuto e mi ci vorrebbero anni a dirla tutta. Il Sognatore di Lady Taylor parla principalmente di Laszlo Strange, un orfano che fino all'età di 13 anni circa vive in un monastero di sacerdoti. In questo monastero appunto la vita è alquanto rigida, molto molto severa, per i bambini ospitati da questi sacerdoti non ci sono particolari svaghi. Fin da subito, fin da piccolo, Laszlo mostra uno spiccato interesse per qualunque elemento sia legato a mondi fantastici o comunque legato all'immaginazione, alle storie, alle leggende. Una in particolare da bambino cattura la sua attenzione, ovvero la leggenda della città di pianto. E su questa leggenda Laszlo si ancora, si attacca con tutte le forze, con tutto l'interesse, l'amore e la curiosità possibile e immaginabile. La sua vita subisce una svolta quando gli viene chiesto di recarsi, sembra nella capitale del regno, non vorrei sbagliarmi, comunque in una città, penso sia la capitale del regno in cui lui vive, e lui in questa città rimane. Perché si intrufola nella grande biblioteca di cui questa città è caratterizzata, cui è una biblioteca piena zeppa di volumi, di studiosi, e lui in questa biblioteca ci resta, diventando appunto un bibliotecario. Non può diventare uno studioso perché manca di istruzione. E in questa biblioteca lui corona il suo sogno, o meglio, parte del suo sogno riguardante pianto, perché è in questa biblioteca che lui appunto trova nuove informazioni sulla città di pianto, su una città che le leggende dicono perduta, ma che tanto perduta poi non sembra. Un'ulteriore svolta arriva quando una delegazione di guerrieri di pianto arriva in questa città. Laszlo coglie la palla al balzo, come si suol dire, e la sua vita subisce una svolta proprio epocale, epocale, ovviamente per i suoi standard, per gli standard di Laszlo, che si ritrova appunto capace di realizzare
il suo sogno. E qui mi fermo per la trama, mi fermo perché siccome è una trama che va avanti per piccole cose, ma sono tante piccole cose messe tutte insieme una dopo l'altra, non mi voglio soffermare troppo sulla trama quanto sul resto. Allora, io è raro che necessiti di tanto tempo per finire un libro, massimo una settimana. Questo libro a me sono serviti tra i 10 e le 2 settimane per finirlo. E non è un buon segno. Per come io sono lettrice, questa cosa non è un buon segno. E vi spiego anche perché. Fin da subito ho trovato il libro lento. Molto, molto lento. Gli avvenimenti protratti con cose e informazioni che secondo me potevano anche, non tanto nei primi capitoli, non tanto nella prima parte del testo, quanto nella seconda parte del testo, veramente, secondo me ci sono state tante cosine che potevano essere tagliate per rendere il tutto più fluido. Anche perché adesso appunto sto leggendo La Musa degli Incubi. Secondo me, tra La Musa degli Incubi e questo, la Laini poteva benissimo ricavare un libro solo. Perché anche il secondo libro, sono arrivata a pagina 160, anche lì a fatica, sto facendo una fatica cane anche con quello, anche lì si nota una costante presenza di cose, di informazioni che secondo me potevano essere tagliate. Ma tranquillamente tagliate, cioè di due libri se ne poteva fare uno, perché secondo me tante cose sono profondamente inutili, ma inutili, che non aiutano la storia ad andare avanti, che anzi la bloccano. Sarò sincera, io ho arrancato da morire a leggere questo libro proprio perché l'ho trovato lento, perché è pieno zeppo di informazioni che secondo me non servivano e non mi prendevano proprio a livello di curiosità, non mi incuriosivano, non mi interessavano, le vedevo proprio inutili. E poiché appunto queste cose le vedevo inutili, non mi aiutava, questa cosa non mi aiutava a portare la lettura avanti. Cioè io, se quando pensavo dovevo mettermi a leggere questo libro, io mi mettevo le mani tra i capelli, perché non mi veniva per niente voglia di leggerlo. Questo non soltanto perché appunto dico, la storia è, secondo me, procede in modo molto lento, estremamente lento, con informazioni che possono benissimo essere tagliate via. A questo si aggiunge una cosa che mi ha un pochino tanto delusa della Laini, perché io mentre leggevo questo, siccome da altre persone che l'hanno letto prima di me, ho saputo che in qualche modo la chimera di Praga c'entra, mi è venuto spontaneo fare dei paragoni tra la chimera di Praga e il sognatore. Piccolo disclaimer, vi consiglio, se avete intenzione di leggere il sognatore ma non avete ancora letto la chimera di Praga, prima leggete la chimera di Praga, poi il sognatore. E durante la lettura capirete da soli il perché. Non vi posso dire perché sennò vi spoilerò uno o l'altro, però se siete interessati entrambe le storie, a entrambe le serie, prima la chimera, poi il sognatore. Ve lo consiglio proprio spassionatamente se volete intraprendere la lettura dei libri. Io pensavo appunto a come i personaggi della chimera sono stati creati. Io ho amato i personaggi della chimera di Praga, li ho trovati davvero ben costruiti, ben analizzati, ben creati. Proprio li ho trovati personaggi a tutto tondo, li ho profondamente amati, mi sono sembrati belli, davvero belli da leggere, belli da conoscere anche, con milioni e milioni di sfaccettature che crescono, che cambiano e si modificano nel corso dei tre libri di cui è composta la chimera di Praga. Qui invece, secondo me, la Taylor qui ha fatto un gran scivolone, perché con i personaggi avrebbe potuto fare un lavoro nettamente migliore. Questo perché, lo dico, perché i personaggi che si incontrano in questa storia, in questo primo libro, e che poi appunto si ritrovano anche nella Musa degli Incubi, che è il secondo volume, questi personaggi secondo me sono stati dei personaggi abbozzati, nel senso che la Taylor ha dato loro una sagoma, l'ha riempita un po' con qualcosa e l'ha piazzata lì, non ben definita, non ben costruita. Secondo me questi personaggi mancano davvero di un approfondimento psicologico, anche perché nel corso di questo primo libro di ogni personaggio è messo in luce soltanto un tratto. È vero che questo unico tratto è profondamente legato a cosa accomuna proprio tutti questi personaggi. È vero che questo tratto è fortemente legato al passato che lega tutti, al passato di pianto che lega tutti i personaggi che conosciamo in questa storia. Però diciamo che mi ha lasciato molto a desiderare questo unico tratto messo in luce, perché durante la lettura mi è sembrato quasi come se questi personaggi fossero solo quel tratto e che non avessero nient'altro da dare, nient'altro da proporre di se stessi, come se fossero solo quello e non ci fosse nient'altro. Cioè, no,
ci sono proprio rimasta male perché non mi sembravano personaggi veri, a tutto tondo, sembravano delle caricature e non fatte neanche particolarmente bene. Anche perché sfortunatamente li ho comparati a quelli della Chimera di Praga e non ho fatto bene a compararli con quelli della Chimera di Praga. Ma mi è venuto spontaneo perché appunto vedevo connessioni l'un con l'altra, tra una cosa e l'altra le vedevo le connessioni, cioè sono palesi. Questi personaggi veramente ci sono rimasta malissimo. Ma male, 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 male. Come ci sono rimasta male anche dello stile dell'autrice. Che io mi ricordo di aver amato lo stile, uno stile, è sì fluido, però... diciamo che è anche uno stile alquanto, secondo me, artificioso. Non lo dico in modo cattivo, no, assolutamente. Dico solo che è uno stile molto molto ricco. Questa ricchezza, se da una parte, se all'inizio può essere interessante, può essere un punto a favore perché è uno stile effettivamente diverso da tanti altri stili che si possono trovare in tutti i libri presenti al mondo. Secondo me è uno stile alquanto particolare. E ci può stare uno stile un po' ampolloso, un po' artificioso. In alcuni punti ci può anche stare, però a lungo andare questa cosa nel sognatore mi ha dato particolarmente fastidio, anche perché appunto parti di questo, lo stile stesso secondo me va a intaccare, va a rendere la lettura non scorrevole, è lo stile stesso che secondo me blocca la lettura, perché si fissa su punti che secondo me non servono, non c'è verso. Nella Chimera invece questa cosa non mi è successa. Anche perché La Chimera l'ho trovata un libro, cioè una trilogia, molto molto più dinamica. Molto più dinamica, con tante cose che accadono. Qui, invece, il primo libro di due, io non ho visto accadere niente di davvero eclatante. Io sono andata avanti a leggere per forza d'inerzia per dire, sì, e dopo questo che succede? Cioè, mi sembrava di essere sempre ferma sullo stesso punto. Come se anche le cose che in teoria avrebbero dovuto essere... wow, belle, epocali nella storia stessa, rivelano essere niente, pari al resto di qualsiasi altra cosa precedentemente accaduta. E no, cioè, dov'è il brio? Dove sono i colpi di scena, i veri colpi di scena? Dov'è tutto questo? Non l'ho visto io, proprio non l'ho visto. Mi dispiace tanto non averlo visto, perché comunque io della Laini appunto La Chimera l'ho adorata completamente. È vero, anche lì ci sono cosine da rivedere, non dico che sia perfetta. Non lo dico perché nessun libro è perfetto, però per me è stata una bellissima trilogia. L'ho letta 2 anni fa, mi ha devastata. In bene, dico, è stata una lettura secondo me estremamente, estremamente bella. Questo non lo posso dire per Il Sognatore, proprio no. Ci sono rimasta malissimo, è manchevole su tanti aspetti, altri potevano essere sistemati meglio, sicuramente, potevano essere analizzati in modo migliore. Anche in modo diverso, deve essere stata data preminenza, spazio ad altre cose che ai dettagli, quel cacchio di dettagli che secondo me potevano anche essere mandati proprio nell'angolino per permettere alla storia di andare avanti, di crescere e di muoversi. Che per me è una storia statica quella del Sognatore, è fortemente statica. Per non parlare della relazione tra i due, tra Lazzaro e Sarai, che è un personaggio che si incontra nella seconda parte del libro, e la loro relazione mi ha fatto arrabbiare come una iena. Ma come una iena! Perché questi due si innamorano, va bene. Non ho niente contro l'innamoramento, anzi, la fase di innamoramento è una fase carina. Anche nella vita reale, insomma, è una fase carina quella dell'innamoramento. È una bella fase. Però dico, caspiterina, di base loro due non si conoscono l'un l'altro. Quindi, cosa diavolo vi piace di loro? Cioè... Lazzaro, cosa ti piace di Sarai? Sarai, cosa ti piace di Lazzaro? Io questa cosa mi è completamente mancata. Sarà che non l'ho vista? Batte la testa? Non lo so. Comunque, secondo me il loro rapporto è un rapporto che si basa sul niente. Hanno visto solo la parte bella, la metto tra virgolette, molto tra virgolette. Secondo me Lazzaro e Sarai hanno visto solo la parte bella, l'uno dell'altra. I difetti non li hanno visti. E questo perché, come mi ricollega a come i personaggi sono rappresentati, come se fossero compartimenti stagni, seguono una linea sola, una caratteristica, hanno una sola caratteristica, e sembrano essere senza difetti. No! Non è verosimile, non è reale, batte la pesca come volete. Questa cosa proprio mi ha fatto veramente arrabbiare. Ora spero veramente che la musa degli incubi si riprenda, perché alcuni punti della musa degli incubi sono buoni. Per quello che ho letto sono davvero buoni.
Gli altri però, cioè, mi sparo, per alcuni mi sparo, proprio lo dico senza tanti problemi, spero che migliori, perché veramente io lo spero che migliori come il libro, non sono una che condanna a prescindere, anzi, preferisco farmi la mia opinione su tutto, su quello che posso, preferisco farmi la mia opinione, però cavoli, cavoli, quindi questo ora non so che voto dargli, non sarà un voto positivo a questo, devo però vedere come si evolveranno le cose nella Musa degli Incubi per avere più un quadro completo e poter dare un voto. Io dopo questo rant, lunga discussione rispetto al mio solito sul Sognatore, che è la lettura più recente, e siccome mi ha fatto talmente arrabbiare le cose me le ricordo, io direi di finire qui il video. Scherzi a parte, spero che il video vi abbia intrattenuto, vi sia piaciuto, nei limiti del possibile. Fatemi sapere voi cosa avete letto, se vi va di condividere le vostre letture, se vi va di condividere anche i vostri pensieri sui titoli che ho menzionato, se li avete letti, cosa ne avete pensato, se cosa invece pensate e perché non li avete ancora letti, insomma. Fatemi sapere, io vi aspetto nei commenti a braccia aperte e vi mando un saluto, una buona serata, vi auguro una buona serata a tutti, bellissime letture a tutti, perché tutti ci meritiamo delle belle letture, comunque, sempre e comunque, vi posso dire grazie comunque ancora per il sostegno, che mi date, perché lo sento, insomma, lo vedo in quelle piccole cosine, le noto sui social, grazie, molte molte grazie, vi ricordo di iscrivervi di seguirmi su Instagram, dove lì sono abbastanza molto presente, stranamente sono presente, perché io social di solito non li uso molto poco, però su Instagram sono presente. Vi ricordo che se siete interessati all'acquisto dei titoli che ho menzionato qua nel video, li potete trovare linkati in info box. Quei link principalmente sono link di affiliazione, nel senso che tramite quei link, se voi acquistate da quei link, io riceverò una piccola commissione da parte di Amazon. Voi non dovete pagare niente in più, anzi, risparmiate comunque, perché si tratta di Amazon. Semplicemente io avrò una piccola commissione che mi aiuterà a portare avanti il canale e a portarvi più contenuti qua sul canale. Ora appunto spero che questo video vi sia piaciuto, lungo, perché effettivamente è lungo, non so come farò a editarlo. Yeah! E fatemi sapere voi i vostri pensieri, le vostre letture, io vi aspetto e ci vediamo alla prossima. Ciao!